Legozia crebbe enormemente il loro potere, con lo svilupparsi dei comuni medievali e con il controllo della vita politica delle varie realtà ottenuto direttamente infiltrando adepti. La massoneria, per misurare dei comportamenti e valutare le reazioni dei soggetti in esame, si affidò all'esoterismo dei numeri. I numeri infatti erano molto importanti perché se da un lato avevano un carattere oscuro esoterico per i non adepti, dall'altro erano un criterio oggettivo, scientifico, matematico e ineludibile, incontrovertibile di valutazione per gli adepti e per i membri della struttura, un po' come l'odierno credit scoring effettuato dalle banche. Una banca fa una valutazione del patrimonio e della capacità che può avere un soggetto di ottenere un credito. La fa sulla base di una morale sua, di criteri suoi, e poi in base a questa analisi elabora un giudizio, un punteggio. Ma tale punteggio per chi non fa parte della banca non significa niente, è anzi addirittura alienante, umiliante, estraniante, perché non tiene in conto del valore morale umano del soggetto, tiene in conto del suo patrimonio personale, in modo tale che io elargirò il credito non a chi ha veramente bisogno, ma a chi ha già molto denaro, e quindi è un criterio di valutazione massonico e certamente non rispettoso delle potenzialità anche professionali di un soggetto. La massoneria, con le sue esigenze contabili di archiviazione rapida e completa delle informazioni, per esercitare l'analisi del territorio si trasformerà in analitica e ingrandirà la sua sfera di influenza, inserendosi nelle burocrazie dei vari enti amministrativi. In seguito, con l'illuminismo e la nascita dei vari stati, la massoneria si ingrandirà ancora sia come territorio di influenza del potere che come arte reale, e guarderà stavolta la psiche umana per poter esercitare il controllo del territorio statale in modo indiretto, usando eserciti di adepti e suggestionando e plagiando gli estranei alla struttura sociale. Capitolo 3. Interazione tra Stato e massoneria. La massoneria entra prepotentemente nei meccanismi di funzionamento dello Stato mediante l'infiltrazione di adepti nella pubblica amministrazione. Nella pubblica amministrazione sono essenziali due figure, il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio. Pubblico ufficiale è colui che è fornito di poteri decisionali di certificazione, attestazione, collaborazione che concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione. Essi sono collegati alle funzioni legislative, amministrative e giudiziarie. Il pubblico ufficiale può anche ispezionare luoghi, svolgere indagini e sequestrare beni in nome e per conto della pubblica amministrazione. Sono pubblici ufficiali, assistenti sociali di enti pubblici, forze dell'ordine tipo polizia, carabinieri e guardia di finanza, insegnanti di scuola pubblica e privata, collaboratori amministrativi di una pubblica amministrazione, medici ospedalieri, guardie venatorie, componenti di una commissione di una gara d'appalto, militari in servizio, capotreni, pilota d'aerei, notai, scrutinatori e gli avvocati nel rispettare certi compiti. Gli incaricati di pubblico servizio invece si trovano in una situazione molto simile al pubblico ufficiale, hanno tutti i suoi doveri, tra cui il segreto d'ufficio, spesso usato in modo illegittimo dalla massoneria, e minori poteri, e sono tutti coloro che svolgono un'attività professionale con iscrizione ad albi o ruoli professionali come avvocati, commercialisti, ingegneri e architetti, oltre a certi titolari di imprese con i dipendenti come banche, assicurazioni e loro dipendenti. La massoneria, quindi, servendosi
di queste figure, ma anche di soggetti laici, apparentemente estranei sia alle funzioni di pubblico ufficiale che a quelle di incaricato di pubblico servizio, classifica e individua secondo gradi di affidabilità i soggetti, in modo da porli nel ruolo più consono per essi e per se stessa. La massoneria indaga e classifica i soggetti ponendoli di fronte ad eventi solo in apparenza fortuiti, ma in realtà causati ad hoc per monitorarne le reazioni e studiarne il comportamento e le varie mosse e contromosse da attuare, in modo da denigrare, isolare e distruggere con la calunnia o con atti ufficiali ma falsi della pubblica amministrazione i personaggi scomodi e nemici della massoneria stessa. Alejandro Volpi cita a sostegno della propria tesi una legge fortemente iniqua e immorale, la legge numero 537, articolo 14,4 del dicembre 93, che legittima di fatto i redditi provenienti da atti illeciti, permettendone la tassazione, mentre in uno stato di diritto equo e costituzionali i beni illeciti andrebbero confiscati in toto, non tassati. Tale legge sembra fatta apposta per legittimare i soprusi di una massoneria sempre più legata agli apparati dello Stato e alla classe dirigente. La massoneria ruola in migliore i suoi membri nelle file della pubblica amministrazione, come pubblici ufficiali, mentre i più affidabili e servili incaricati di pubblico servizio concorreranno a formare la struttura sociale. In tal modo, utilizzando gli enti locali e i prefetti, si eserciterà un controllo capillare su tutta la società. Capitolo 4. Gli aspetti collaterali. Effetti devastanti formati dalla massoneria intorno ai soggetti colpiti da essa con provvedimenti ad hoc, attingendo dalla pubblica amministrazione. Grazie al segreto d'ufficio, né la vittima né i suoi familiari potranno mai conoscere realmente le procedure della liturgia massonica perpetrata. Per quanto riguarda le professioni liberali, con molta probabilità quasi tutti gli esponenti di dette professioni entreranno a far parte della struttura sociale massonica, perché saranno classati in posizione favorevole e saranno quindi adepti della massoneria. Per cui chi fa parte della struttura può entrare a far parte di un'attività liberale, ma chi esercita un'attività liberale deve per forza far parte o comunque scontrarsi in qualche modo con la struttura. La famiglia è l'unità di base essenziale e fondamentale per la società. Quando è sana e naturale diventa una miniera d'oro, ma se è malata diventa l'anticamera del disagio che può sfociare nell'instabilità mentale e nella criminalità. La struttura sociale ha tutto interesse a conoscere e controllare direttamente la famiglia, specialmente quando uno dei suoi membri è un adepto massonico, per recepire e inviare informazioni private e intimiste. La massoneria tende a innestarsi nella famiglia, a sostituirsi come grado di fedeltà e appartenenza ai rapporti familiari per gli adepti, inquinando fortemente l'ambiente. Quindi l'adepto non dovrà più fidarsi alla famiglia, ma fidarsi maggiormente della struttura sociale. La struttura non si fa scrupolo di utilizzare come incaricati di pubblico servizio l'essa comunitaria, al fine di generare anomie più intense a danno di immigrati e non, essendosi maggiori possibilità di fare intendimenti linguistici, incomprensioni e distorsioni. L'istituzione massonica potrà anche servirsi di prostitute per capire informazioni da alcuni soggetti che abbiano particolare inclinazione o devianza sessuale. Esse potranno anche essere signori in apparenza rispettabili con un lavoro di copertura che si presteranno a concedere favori corporali in cambio di informazioni da rivendere e passare alla struttura. In tal caso si saranno fenomeni di prostituzione di Stato.
Nel caso in cui saranno invece le istituzioni stesse a pretendere da signorine spesso extracomunitarie o comunque straniere favori carnali in cambio di certificati di regolarizzazione e permessi burocratici, in tal caso si avrà il fenomeno dello stupro di Stato, in cui la pubblica amministrazione massonica utilizzerà le armi della coazione violenta, del plagio, del ricatto, del mobbing per perseguire i propri fini squallidi.